Dimmi un'altra cosa, io ho visto qualcosina alla presentazione al DAB l'altro giorno, l'altra Sì. settimana, però vorrei avere un'idea più dettagliata di dove siete arrivati adesso. Sì, noi chiudiamo diciamo, questa stagione primavera-estate con dei numeri decisamente che riteniamo interessanti e che sono comunque per noi risultati estremamente significativi. La cosa più impressionante sono i tassi di crescita, adesso che riusciamo a fare un po' di numeri. Cioè, noi abbiamo aperto il sistema il 23 novembre, i primi 2 mesi sono serviti per sistemare le cose, diciamo che da gennaio a oggi il numero di venditori attivi su Bloomberg è cresciuto del 1000%. Questo vuol dire che siamo passati da 150 a oltre 1500 venditori attivi su Bloomberg in questo periodo. Noi abbiamo lanciato poi l'integrazione con Facebook, cioè la possibilità di creare i Facebook Store il 14 aprile. Quindi 3 mesi fa, e in 3 mesi abbiamo attivato, cioè i nostri utenti hanno attivato più di 700 store su Facebook. Questo vuol dire che circa la metà dei nostri venditori vendono su Facebook, stanno testando questa funzionalità. L'ultimo dato, che di nuovo è abbastanza, riteniamo interessante, è il fatto che in questi pochi mesi di vita abbiamo raccolto a catalogo più di 15.000 prodotti che continuano a crescere continuamente. L'ultima statistica che stiamo verificando proprio giorno per giorno, perché è una cosa recentissima, appunto, noi abbiamo lanciato l'integrazione con i Facebook Store il 14 aprile, esattamente 3 mesi dopo, il 14 luglio, a quell'anteprima a cui hai partecipato, abbiamo presentato il nostro marketplace che è. Si chiama blomming.com/buy e abbiamo immediatamente visto circa un raddoppio del numero di ordini quotidiani da quando abbiamo lanciato il nuovo buy. La funzione del marketplace, comunque, ribadisco che è un'anteprima, abbiamo per l'ennesima volta voluto presentarlo. Mi senti? Dicevo, Sì. il marketing comunque, scusami, il marketplace comunque è un'anteprima, abbiamo voluto presentarlo adesso per verificare quali potevano essere i problemi, gli interventi da fare. Sarà un po' il nostro prodotto di punta per la campagna autunnale, quindi abbiamo ancora un po' di sistemazioni, ritocchi, interventi da fare. Come sempre la community ci ha già fatto notare anche le cose che non vanno e con qualche critica anche un po' puntuta, ma è sacrosanto e importantissimo qualsiasi punto di vista. Ribadisco il fatto che siamo una startup ancora, diciamo, di dimensioni italiane, no? Siamo abituati ad avere rapporti con le startup americane che hanno dimensioni e forze superiori alle nostre. Però credo che lo sforzo di Nicola e la persona che l'aiuta, Andrea Salicetti, per sviluppare il prodotto sia rilevante. Insomma, il release cycle di 3 mesi non è proprio una cosa comune. Dimmi un'altra cosa, giusto per completare le statistiche sui numeri. Mi potresti dire più o meno quante sono state le vendite finora? No, questo qui è un dato che ancora non dichiariamo, per il semplice fatto che noi siamo perennemente in discussione con gli investitori, abbiamo comunque, diciamo, delle clausole, delle riserve sui numeri da dichiarare in pubblico. Però sono abbastanza rilevanti, cioè è un numero interessante e comunque sono quotidiane, cioè avviene, il prodotto sta funzionando. Poi abbiamo avuto, ti posso dire che abbiamo avuto anche degli eventi particolari, delle vendite che vengono dall'estero, che vanno all'estero, delle vendite di prodotti di alto valore, così come tantissime vendite
di prodotti di entità più piccole, intorno, insomma. Quindi attualmente il ticket medio è abbastanza interessante, e l'ultima mail divertente che abbiamo ricevuto è di una ragazza di Singapore che ci ha detto: il vostro prodotto mi piace molto, ma mi serve che mi mettete la valuta del dollaro di Singapore. E mi hanno detto: faremo anche quello adesso. Speriamo Wow. di riuscire ad aiutare questa ragazza a vendere a Singapore, sarebbe divertente. Chiaro. Ok, ti voglio chiedere un'altra cosa a questo punto, visto che si parla di social commerce e di startup italiane. A che punto è il social commerce in Italia? Ma abbiamo appena cominciato, e questa qui è la domanda più interessante. Abbiamo appena cominciato, noi abbiamo un po', credo, se posso dire, aperto la strada. Abbiamo avuto un po' di rallentamenti l'anno scorso per delle vicissitudini, che non ci hanno facilitato la vita. Abbiamo avuto qualche problema che abbiamo superato e siamo ripartiti, appunto. Per cui il 2011 sta andando molto bene. Vediamo che si sta muovendo anche la concorrenza con altre offerte. C'è un altro operatore molto importante che di nuovo fa un ottimo lavoro sul mercato simile ma completamente diverso dal nostro, che è quello del social commerce per le grandi aziende. E poi c'è qualche piccolo che sta sviluppando modelli vagamente simili. È all'inizio, ma è all'inizio anche proprio l'abitudine, la cultura, cioè è, di nuovo, è come quando siamo tutti entrati su Flix. Abbiamo iniziato con i blog nel 2003, 2004, 2005. Ci sono voluti un po' di anni prima di capire che cosa veramente erano, che cosa funzionavano, che cosa ci si poteva fare, no? Prima di stabilire modelli. Nel 2008 è arrivato Facebook in Italia, poi c'era già da prima, non importa, e anche lì ci abbiamo messo un tot prima di capire. Quindi all'inizio dell'intervista dicevamo: che uso fanno dei social media le aziende? Beh, oggi fanno un ottimo uso, ma ci sono voluti 3 anni, no? Quello che ti posso dire è che ci sono grandi aziende, anche italiane, che hanno iniziato a vendere sui social media, in particolar modo su Facebook, quindi si parla di Facebook Commerce. Ci sono diversi esperimenti, no? Le aziende tipicamente hanno grandi capacità tecniche e hanno meno capacità, proprio per quei motivi anche di tipo organizzativo che ti raccontavo all'inizio, di sviluppare politiche di engagement, cioè di portare le politiche di comunicazione sui social media. Quindi le grandi aziende hanno una tecnica che funziona e devono, a volte sono ancora un po' acerbe nello sviluppare la parte di comunicazione sui social media, di conversazione, lasciami dire. Noi siamo partiti in maniera completamente opposta, cioè siamo partiti dalla conversazione e dal mondo dei social media. Cioè noi abbiamo un blog, una pagina Facebook, Twitter, lo user voice che ti raccontavo all'inizio, tutto quanto. Quindi siamo estremamente esposti in rete e presenti, e la parte di prodotto tecnico sta crescendo in maniera rilevante e per fortuna una buona accettazione. C'è un'altra risposta possibile a questa domanda. Non so se è un'altra domanda che mi volevi fare, però c'è una domanda che mi piacerebbe ricevere, a cui mi piacerebbe rispondere, cioè che cosa succederà tra 3 anni? Ed è una delle domande che ti volevo fare. Quali sono le prospettive future? Allora, se posso prendere l'argomento da questo taglio, allora, noi oggi, se dobbiamo andare a cercare qualcosa da fare, un'informazione su un posto dove andare, un viaggio, whatever it is, andiamo ancora tutti su Google, giusto? Assolutamente sì. No? Chiunque lo fa. Ora, la cosa più divertente che mi capita sempre di dire quando mi capita di parlare di queste cose è la domanda: ma avete mai fatto caso che i contenuti di Twitter e di Facebook non sono presenti su Google? E la gente dice sempre: ah sì, no, forse. Cioè, su Google si vede solo il link del profilo, se l'hai messo per privacy, ma non vedi quello che c'è dentro Facebook, no? Su Twitter, che è la grande rappresentazione di cosa sta succedendo ora, perché è uno strumento real time, anche più efficace, completamente diverso da Facebook, più rivolto alle informazioni, e interessante per altri motivi. Anche su Twitter, noi, se andiamo su Google, non sappiamo che cos'è.
Questo vale soprattutto per l'e-commerce, cioè se tu stai cercando un prodotto, adesso lo cerchi su Google, no? E se stai cercando una recensione del prodotto, che cosa succede? Succede che riesci a intercettare quello che è l'open web, cioè magari la recensione, il post su un blog, il commento su un forum e basta però. Non hai idea, tramite le ricerche di Google, di quello che la gente dice di quel determinato prodotto dentro i social media, dentro Facebook. Allora, ed è vero anche il contrario però, perché questo non è un limite di Google, è un limite anche di Facebook. Cioè, se tu vai su Facebook e ti poni la domanda, che cosa pensa il mio amico del prodotto tal dei tali? Vorrei una recensione, un'opinione sul prodotto tal dei tali. Neanche Facebook ti dice questa cosa. Esattamente. Twitter da questo punto di vista funziona un po' meglio, però la risposta a che cosa succederà tra 3 anni sarà esattamente l'unione di questi due mondi. Cioè non potranno, e non so se vincerà Google con Google Plus o Facebook con il social search, che sono le due prospettive tecnologiche delle due aziende. Però l'idea di base è che noi tra poco tempo, tra qualche anno, andremo a cercare le informazioni e avremo integrate le informazioni delle aziende, delle persone, dei prodotti, della pubblica amministrazione statale e dovremo riuscire a vederla come un qualcosa di integrato. E noi stiamo lavorando un po' sperando di costruire qualcosa anche in questa direzione.